mio sommo bene, voglio amarvi coraggiosamente, confidentemente, teneramente, efficacemente. È con queste parole che conosciamo la figura di una beata, Maria Maddalena dell'Incarnazione, beatificata nel 2008, fondatrice dell'Ordine delle Monache Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento. Il 19 febbraio 1789 vede il cielo squarciarsi e l'Eucaristia risplendere con figure vestite di bianco e di rosso. Il Signore le dice: «Sulla terra voglio una corte celeste così, che mi adori giorno e notte». Questo succede nello stesso anno della Rivoluzione francese. Dall'introduzione a Incontenibile fuoco d'amore di Nicola Gori, possiamo dedurre quante cose possiamo cogliere appunto dall'intimità della beata Maria Maddalena dell'Incarnazione, la sua confidenza con Gesù, il suo parlare franco, la sua amorosa schiettezza, la forte passione delle sue grida entusiaste, le invocazioni, il profondo di questo suo amore. E il nostro mondo, dove la vita sembra valere sempre meno, violenze, guerre, la parola d'amore è per noi una prova, uno splendido tirocinio di come ci si avvicina a Dio, come gli si parla, che cosa si prova standogli vicini. Siamo poi ben convinti che ci sia molto bisogno di esempi, ma di esempi veri, vissuti, come diceva Paolo VI, di testimoni, non di maestri. Vogliamo sentire che le persone spirituali, magari santi, sono come noi, hanno le loro pene, i loro tormenti, i loro dubbi, la paura di sbagliarsi, di ingannarsi, di fare dei passi indietro. L'amore stesso non è immune da pene. Poi c'è anche il nemico dell'amore, sempre pronto a darcene falsa immagine, a provocarci con i suoi travestimenti di falso angelo della luce. Però dalle persone spirituali vogliamo sapere come si fa, come fanno loro a vivere con Gesù, il loro eterno già nel tempo. E sarà l'amore l'unica vera soluzione al problema. Sappiamo che la santità non è negata a nessuno, ma ci spaventa, ci trattiene, ci fa sbagliare cammino la falsa umiltà di non esserne capaci anche noi. E così non si prova mai. E ci sono lì proprio tante anime che in segreto hanno esperienze mistiche, come Maria Maddalena dell'Incarnazione. Basta ascoltarla per commuoverci e per insegnarci, per prenderci per mano con tanta pazienza, anch'essi con tanto amore. Dio c'è per tutti, anche per quelli che non lo vogliono ammettere, anche per chi non lo vuole conoscere, anche per chi non lo vuole parlare e anche per chi non sa parlare. Ma Dio, che opera comunque nella storia dell'Eterno, non ha bisogno di parole. Non chi dice Signore, Signore, conosce tutti i linguaggi, legge in tutti i cuori, dà senso ai nostri balbettamenti. Nella vita spirituale siamo in tanti ad essere balbuzienti o anche muti, perché non vogliamo seguire chi parla per noi, chi conosce già tutto, gesti e linguaggio parlato, perché hanno cercato Dio e Dio ha risposto sempre. Si conosca finalmente la sua misericordia e la sua bontà.
Non cercare Dio credendo di farne a meno, finisce per essere solo un volersi ostinatamente ridurre entro i limitati confini della nostra presunzione, voler a tutti i costi valutare tutto sulla base della nostra piccolezza. I nostri sentimenti umani, anche i più intimi e sottili, sono sempre sottoposti a delusione, a frustrazione, a rigetto, e rinunciando al vero amore si termina rimanendo all'esterno delle cose che non durano. In interiore omine stat veritas. Anche la morte è lì a ricordarci che viviamo solo nel tempo per prepararci all'eterno, alla salvezza nell'unico verbo, nella parola che salva. E la santità, che è amore totale in Dio, non basta mai, non deve bastare mai, come l'amore. Basta stare un po' attenti a cogliere segni che Dio semina nella nostra strada, fiore per fiore, specialmente quando poi troviamo lungo la strada e sentiamo, conosciamo persone di altissima spiritualità, come Madre Maria Maddalena dell'Incarnazione, che affonda fin nell'intimo di se stessa, ci si offre, ci si rivela, ci accompagna, ci consola, ci aiuta. Basterebbe guardarsi attorno, ascoltare di più le voci del cuore, aprire la mente a Dio, pregare, pregare, ancora pregare, vegliando per non cadere in tentazione. Ma non lo lasciamo solo Gesù nell'orto degli ulivi, ora è là, nel santo tabernacolo, e continua ad amarci, senza tregua. Se solo ci fermassimo un istante, nella nostra corsa che finisce nel tempo. L'amore di Dio conosce le opere buone, sa ben distinguere tra chi lo ama davvero a chi vi allude soltanto. Questi bigliettini, con i pensieri che la madre metteva per iscritto nei momenti di soliloquio col suo amato, furono conservati per diversi anni nell'archivio del monastero di Torino. Quindi, dopo l'esame da parte della congregazione per le cause dei santi, trasferiti all'archivio storico del monastero di Roma delle Adoratrici del Santissimo Sacramento. Non posso essere ignorati dal grosso pubblico. La santità è per tutti, non solo per gli addetti al lavoro, per chi pronuncia i voti, per chi manifesta obbedienza a una certa regola. Qui vale solo la volontà e la sapienza di amare, con la fede, la speranza e la carità. Al seguito di Gesù con Madre Maddalena, pregando e amando, avere lo stesso senso appassionato dell'amor di Cristo è l'unico vero sentimento che ci è richiesto. L'amore non ammette alternative né compagni. Dio particolarmente è geloso, e le parole sono quelle perché non ce n'è altre, perché quelle sole bastano, perché le parole umane sono insufficienti, perché non importano le parole, ma come si dicono e a chi si dicono, soprattutto se si realizzano nelle opere. E lo si vedrà proprio nel vocabolario povero di Maria Maddalena dell'Incarnazione, che sembra ripetere all'infinito soltanto le stesse parole. E sta proprio qui la loro freschezza e la loro bellezza, dire tutte le sfumature di un sentimento unico e infinito per la stessa persona, con tutte le diverse intensità e toni, richiede una costanza straordinaria e un'essenzialità profonda. Qui la costanza è proprio l'unico amore che non finisce mai, anzi si alimenta della propria esistenza per approssimarsi pian piano e poco per volta a sfiorare con così poche parole un amore unico e interminabile che si pasce di se stesso offrendosi a tutti. L'amore ci insegna anche ad amare se vogliamo, o amiamo o non amiamo. Solo nostra l'indifferenza. Oltretutto, le semplici ma inebrianti parole della madre non debbono solo funzionare come suggerimento, possono, debbono esplodere dentro di noi, facendoci traboccare dello stesso amore, nell'ardore che, nato da una semplice parola, ci rivela il volto e l'amore di Dio. Ecco il significato delle aspirazioni della madre,
e che diventano diventare nostre. Aspirare profondamente ad amare, perché è la confidenza con Cristo. Ecco alcune parole della Beata Maria Maddalena dell'Incarnazione. Amato mio bene, questo mio cuore brama viver languendo e poi morire amando. Gesù, diletto, vieni dalla tua sposa che null'altro brama, che i suoi occhi ti vedan presto. O Gesù, Gesù mio, il tuo bel nome mi riscalda e mi accende questo povero e freddo mio cuore. Dolce mio bene, in questa val di lacrime tutto mi annoia e pesa null'altro oggetto brama, sol sospiro e bramo di unirmi presso a te. Il mondo ingrato ti va offendendo, ascolta mio sommo bene, quest'anima che per te muore languendo. O amor mio, voi che potete tutto, riscaldate, dilatate, infiammate tutti i cuori verso di voi, unico nostro bene. Mio sommo bene, voglio amarvi coraggiosamente, confidentemente, teneramente, efficacemente. Mio amabile Gesù, non voglio respirar che amore, non voglio vivere che d'amore, voglio consumarmi e morire per dolce violenza di puro amore. O mio Gesù, e voi qui, che con tutta libertà vi chiamo mille volte il mio tesoro, la mia felicità, il mio confidente, il mio amico, il mio vicino, il mio conforto, il mio padre, il mio sommo bene, il mio dolce sposo, il mio tutto. Amen.